Le lamine di Purgi sono una fortunatissima eccezione. È come se in una stanza buia ci fosse un faro di luce che punta in una direzione. In questo caso non illumina un momento del mito, ma un momento della storia. Gli Etruschi, proprio perché non hanno voce e non abbiamo storici etruschi che fino a noi sono riusciti a far giungere le informazioni, quindi proprio per questo non sono riusciti a trasmetterci tutta una serie di informazioni che però nel caso delle lamine di Pirgi ci fanno capire che non solo esistevano, ma che la perdita che abbiamo avuto è stata davvero grande. Intanto cosa sono le lamine di Pirgi? Sono queste belle lastre d'oro che vennero affisse intorno alla fine del VI secolo a.C. allo stipite della cella di un tempio che si trovava in un santuario legato a un porto, quello di Pirgi, che era uno dei tre porti commerciali della città di Cerveteri. E proprio lì, in questo luogo dove immaginiamo traffici, scambi e incontri culturali fra civiltà del Mediterraneo, proprio lì una persona decise di dedicare un tempio alla dea Uni, la Giunone degli Noi Etruschi. sappiamo che sono affissi perché ci sono i chiodi. Noi sappiamo che sono affissi perché ci sono i chiodi e è la posizione che noi immaginiamo. Il tempio non esiste più. Quando lo smantellarono, forse in epoca romana o quando comunque la comunità non poteva più sostenere la manutenzione di questo grande tempio, che era anche un monumento, in verità, queste lamine vennero accuratamente ripiegate con i chiodini al loro interno e nascoste in una cisterna poco vicino, ormai in disuso. Ed è così che sono giunte fino a noi. E ci raccontano proprio che quel tempio, e forse anche tutto il santuario intorno, è stato offerto alla dea Uni, perché lei lo voleva, da Tefarie Velianas, una persona importantissima di Cerveteri, di cui non avremmo avuto alcuna notizia. Ma non tutte le lamine sono in etrusco, sono tre. Una è scritta in fenicio punico, proprio a testimonianza diretta delle relazioni strettissime che c'erano anche tra etruschi e cartaginesi. Dovevano essere così strette che si era sentito il bisogno di tradurre il contenuto della lastra più lunga anche in quest'altra lingua, un po' come noi oggi qui in museo abbiamo didascalie in italiano e in Infatti, inglese. questo non è un testo bilingue. No, non è una bilingue perché diciamo che non è una traduzione letterale, ahimè, ma una trasposizione, diciamo così, è una traduzione a senso. Tuttavia è importantissimo che ci sia perché noi l'etrusco lo leggiamo benissimo in quanto usa un alfabeto di tipo greco, ma ahimè, non abbiamo la possibilità di comprendere tutte le parole che sono scritte. Il nostro vocabolario etrusco è attualmente molto limitato, non saprei come dire pane, ad esempio. Mentre il fenicio è molto più noto e quindi è stato possibile tradurre completamente questa iscrizione in cui scopriamo che la Uni degli Etruschi è diventata Astarte e scopriamo che Tefarie Velianas, Tbri Ulnus, viene definito re di Cere, addirittura re in un periodo in cui noi possiamo forse immaginare meglio un grande alto magistrato. Dov'è Tefarie Velianas in etrusco, nella scrittura etrusca, e dov'è in quella fenicia? In quella fenicia è qui, invece in quella etrusca, Tefariei Velianas, vede, si legge abbastanza bene anche se è da Ricordiamo destra la verso lettera che sinistra. si va da destra verso sinistra. Sì, infatti. E quello che dovrebbe stupirci è che un personaggio definito re da una cultura straniera che interpretava così il suo ruolo e che aveva i mezzi e i modi per donare templi di questa importanza, senza queste lamine per noi sarebbe completamente ignoto.
Inoltre non è un caso avere qui i Fenici, perché nel 509 Polibio pone il primo trattato romano-cartaginese. E anche le lamine di Pirgi appartengono a quest'arco temporale, quindi testimoniano che i rapporti, l'espansione, la voglia dei cartaginesi di espandersi nel Mediterraneo aveva investito tutte le grandi potenze dell'epoca, quindi anche gli Etruschi.